Buongiorno a tutti. Allora sono andato a trovare un tecnico, un amico che lavora spesso nelle sale di incisione come tecnico appunto mix di mixering e mastering. Ha già lavorato su alcune produzioni. Ho sentito pure l'ultimo disco su cui ha lavorato molto bello. E questo è il suo ambiente, cioè una villa del 600. Vi posso mostrare solo un paio di immagini. Questo è il soffitto. E lui provvisoriamente in questa piccola stanza sarà un 3x4. Completamente, vedete, non ci sono neanche quadri perché è una villa che è sotto protezione dei beni culturali. Pertanto, metterci un chiodino solo per metterci qua sarebbe un sacrilegio. E poi vi mostrerò intanto l'impianto che lui provvisoriamente si è comprato per appunto lavorare. Questo è un altro dettaglio del soffitto. Immaginate un soffitto insomma bello alto e le pareti completamente lisce, insomma non è molto difficile sentire musica qua in questi ambienti. Comunque vi mostro l'impianto, lui si è comprato, poi ne parleremo. Queste sono due Deltamax, vedete una scheda audio. Andiamo avanti. Particolare del diffusore, la sua scheda audio. Questi sono a tre finali per adesso, topping, due per le Deltamax e uno per il sub passivo KX da 18 pollici. Questo è il DC1 Electro Voice, come vedete sono collegate le Deltamax e le KX18S. Questa è una piccola panoramica, vedete un ambiente dove non c'è nulla sulle pareti, non si può fare, non si può fare di più per adesso. Lui appunto ci fa piccoli lavori. Adesso così si è adattato appunto in questo ambiente per adesso. Questo è il dettaglio dei piedini. Questo è l'angolo sotto, protezioni delle Deltamax, la parte superiore. Vedete in basso c'è il sub che sta sotto la una scrivania. Questi sono i tre topping, quello nero sono finali di ottima fattura, non costano tanto, una potenza, a parte che i Deltamax con veramente pochissimo wattaggio vanno come il vento. Pertanto ce n'hai i due grigi, sono per le Deltamax e quello nero pilota il sub passivo. Vedete qua davanti DC1 sopra con i tre finali. Questa è un'altra panoramica del DC1 che è un tre canali. Questa è un Audient, una scheda audio che dal costo di 600 euro, e lui mi diceva che ultimamente siamo andati a trovare, se avete visto l'ultimo video, stava con me, abbiamo fatto quella bellissima esperienza a casa di un nostro amico, che quella sala meravigliosa. E appunto abbiamo sentito lì un sistema Deltamax, finali Lab Group, Neckrown, abbiamo fatto ascolti diversificati dalle valvole a stato solido con
finali VA, avanguardie, e questo amico aveva il top di gamma della Rose, e appunto lui mi diceva che questa scheda audio che lui utilizza monta gli stessi componenti chip, monta praticamente, Rose monta le RS150B. E mi dice qui monta Sabre ESS Pro e l'Audient la stessa cosa. Addirittura anche il mio Gustard monta i stessi chip. Pertanto il confronto è che la sua scheda audio 600 euro contro 5.000 del Gustard. Insomma, questo già vi fa capire, no? Ecco. Guardate che bella, uno, vabbè, lui ci lavora chiaramente, questo vabbè era l'impianto che siamo andati a sentire, che ha visto l'ultimo mio video. Pertanto guardate quanta differenza, no? A livello economico, uno si compra una scheda audio del genere, e le prestazioni sono identiche. Se uno invece gli piace, che ne so, avere il display, l'high-end, le nuove solite cose, andrebbe a spendere 5.000 euro. Mi sposto un attimino, datemi tempo. Scusate che mi posiziono meglio. Buongiorno, allora vi ho fatto vedere quell'ambiente, no? È un ambiente chiaramente una villa stupenda. Chiaramente quando io sono andato là, voi avete visto, lui c'ha sta scrivania con le Deltamax e così li utilizza come main, no? Per adesso così, perché è una cosa appunto che lui dovrà poi col tempo utilizza per forza un altro ambiente, però nel frattempo lui lavora in questa maniera. Vedevo dire che è una persona esigente, forse di più, è pure esagerato, cioè non può sentire nemmeno il piccolo soffio, lui ha le trombe così, no, attaccate, avete visto i diffusori come stanno? Stanno a una distanza veramente minima. E lui lavora adesso lì, ci fa piccoli lavoretti nel frattempo. E mi stava spiegando che lui prima ha utilizzato diversi tipi di sistemi che erano inudibili nello stesso ambiente. C'aveva delle grandissime risonanze, echi, onde stazionarie, addirittura c'ha un mobile antico che sta in fondo alla parete e vibravano gli sportelli. Voi immaginate con sube da 10 pollici, ma roba dai fai, sto parlando di questi oggetti qui. E voi pensate adesso lui che utilizza due Deltamax che ce l'ha in cuffia e sotto c'ha un sub KX18 da 18 pollici. Io sono andato a sentire, no? E mi sono messo con una poltroncina tipo a 2 metri, 2 metri e mezzo. Abbiamo sto po' di sub a terra, è così. E voi pensate, con quell'ambiente così ostico, che veramente c'è qualsiasi cosa che lui ci ha messo lì, ha dovuto proprio desistere, proprio, cioè, ha detto proprio: io spengo tutto qui, non si può lavorare. Poi ci siamo conosciuti. Lui si è comprato queste Deltamax, era venuto a sentire il mio impianto. Si è comprato queste Deltamax. Io gli avevo detto: guarda, se ti compri due Deltamax in sub da 18, stai tranquillo che questi problemi non ce l'hai. E infatti, voi pensate una cosa, no? Quando io ho sempre parlato che i sistemi hi-fi high-end, e vi dicono sempre il motivo: quando avete una stanza piccola dove metti i diffusori piccoli, ecco, voi con questi prodotti non avrete problemi in maniera proprio assoluta. Poi
Non avrete proprio, cioè, in quell'ambiente, ma veramente riflettete al massimo con quel soffitto alto, no, c'è cioè, volumi pure, c'è cioè, pressioni sonore inimmaginabili. Voi pensate dentro un ambiente piccolo come quello lì, ci mettiamo due torri high-end di queste grosse, ma che succede? Già 4 volte ho detto, no, ma poi voi. Tanti che ci hanno impianti hi-fi, che ci hanno problemi all'infinito perché i bassi incontrollabili. Voi pensate un sub di questi che vendono del settore high-end, che confusione può creare in un ambiente così, col soffitto alto, pareti non. Liscio, muro liscio, non c'è niente là dentro, c'è l'eco praticamente. Eppure col sistema del genere lui mi ha detto: "Senti, io riesco a lavorare, una cosa impensabile." Dice il sub, dice, è così pulito che uno può immaginare, dice, ma il sub è così grande, ma se uno ci ho messo uno da 10 pollici a una pressione sonora ma proprio minima, mi crea problemi, ho dovuto proprio desistere, smontare tutto. Dice, come potevo pensare che due Delta Max del genere e un sub da 18 pollici mi consentono di lavorare? Voi immaginate. Pertanto, voi quando sentite questi personaggi che vi suggeriscono di acquistare cose piccole, perché quelle grosse non suonano, non riescono a suonare dentro ambienti normali, perché ci vorrebbe un ambiente grande. Poi dopo andiamo a sentire pure un ambiente grande e fanno ancora più confusione. Il controllo, perché lui è rimasto lì, mi ha detto: "Senti, ma il controllo assoluto, cioè, veramente io riesco a sentire le armoniche incredibili dentro questa stanza, che mi potevo immaginare una cosa del genere." E poi lui è rimasto veramente contento, contentissimo, perché ha detto: "Sante, questi Delta Max messi in questa maniera qui hanno un dettaglio spaventoso, veramente incredibile, che io indietro non ci tornerei più." Cioè io dice, consiglio a tutti una cosa del genere. Dice, solamente chi è che non conosce questi prodotti, perché parliamoci chiaro, gli audiofili, tutti, a maggior parte audiofili, neanche voglio dire che sanno malafede, vogliamo dire che non conoscono solo quei cosucce lì. Ma fuori da quel mondo lì non conoscono niente, neanche si immaginano le prestazioni elevate che possono avere con impianti PA messi. Chiaramente lui c'ha, come avete visto, il DC One con le specifiche originali per le Delta Max, non ha preso iniziative strane, pur sapendo metterci le mani un po' dappertutto. Non è che è uno sprovveduto, ma ha capito che non poteva non rispettare intanto questa cosa. E lui utilizza specifiche originali per le Delta Max, e ripeto, poi questo impianto mi stava dicendo che la scorsa settimana l'ha portato per un lavoro in una sala, ci ha lavorato 6-7 ore, e sono rimasti tutti stupiti. Mi ha detto: "Sai, io te devo ringraziare principalmente per la qualità, mi hanno fatto dei complimenti incredibili." E poi dice: "Ti devo ringraziare perché mi hai salvato le orecchie." Dice: "Questi sono impianti che sono privi di distorsione, sono così belli da ascoltare, così presenti, che uno veramente c'ha il palco davanti." E quando poi vengono utilizzati in un'altra maniera, cambiano praticamente faccia. Come sempre ho detto io, da seta diventano titanio, ma titanio quello buono. Noi faremo degli ascolti a pressione sonora importantissime, senza fatica d'ascolto e senza risonanze, i soliti problemi. Insomma, io ho in 50 anni d'ascolti, ma.
Ma quanti problemi ci sono con gli impianti Hi-Fi? Voi lo sapete, voi che ce l'avete, no? Specialmente chi è che c'ha casse un po' diffusori un po' grandi, medio, di fascia medio-alta, no? Vedete che insomma dentro ambienti non potete voi esagerare col volume. Pensate se ci mettete un sub, cioè aggiungete il sub, che è una cosa che non sentite tante le cose, ripeto. Io vi garantisco che, lasciando perdere queste che sono cose un po' più, diciamo, difficili da trovare, poi c'è bisogno di una messa a punto seria, però ripeto, mi arrivano, continuano ad arrivare messaggi di persone che hanno preso diffusori attivi. Grandi, di grandi dimensioni, ricordatevi, di grandi dimensioni, non i wooferini piccolini, di grandi dimensioni, 15 pollici teste, 12 pollici e 18 il sub, sono contentissimi. Cioè tutti i problemi che loro hanno avuto in passato, cambiando tantissime cose dai fai, dai end, che vi procuravano problemi a non finire. Adesso sono spariti completamente, perché questi sistemi lavorano in un'altra maniera. E pertanto vogliamo dire che il 99,9% degli audiofili, sia i fai e sti grossi intenditori dell'high-end, non sanno quello che si perdono, assolutamente. Guardate, basta girare l'ostacolo. 3.000, 4.000, 5.000 euro dei diffusori, una bella scheda audio tipo quella che vi ho fatto vedere io, oppure oh, se vi piace vi comprate un bello stream, andate a spendere 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, avete risolto i problemi in qualsiasi tipo d'ambiente. Poi se trattiamo l'ambiente, ah, lì proprio tocchiamo il cielo con un dito. Lo posso garantire, avremo performance ineguagliabili, ineguagliabili. Ieri stavo vedendo un video del negoziante che fa video appunto su YouTube, e beh, sta cosa a me veramente mi fa sorridere, perché io sono 3 anni che lo sto dicendo, no? Ieri qualcuno gli ha fatto una domanda, dice: come suona la classe D secondo voi? Se sono guardati, ma lo sai che la classe D suona bene? Guarda, dobbiamo essere veramente onesti, dobbiamo dire che ormai la classe D è pari alla B, a tutte quell'altre tipo di soluzioni, perché suona veramente bene. Eppure il sub, se ci mettiamo il sub, vedete, con questi diffusori piccolini della Dyna Audio, ci mettiamo il sub, l'abbiamo sentito, suona bene. Pertanto, vedete, questi vi dicono tutto il contrario di tutto. Però poi dopo, come vi dico sempre io, ripeto, io quando parlo di certe cose è perché, prima di tutto, ho fatto tante prove in tanti anni, no? E non mi permetterei di baggianate, perché mi posso pensare, io posso consigliare una cosa del genere, quando poi, beh, veramente mi chiamano o mi sputtanano, perché dicono: ma che cazzo mi hai fatto comprare, che qui c'ho i botti di Capodanno, non riesco a sentire la musica con queste cose enormi. Invece ricordatevi, è l'esatto contrario, l'esatto contrario. Chi è appassionato e chi è curioso, chi è stato curioso di sentire questi grandissimi, questo è un grandissimo sistema, ma gli altri che hanno sentito solo sistemi attivi, si sono ricreduti, hanno detto: ma questi, se sentissero questa performance e queste mostre ai fai, ma che figura ci farebbero questi qui? Ma questi non lo sanno, non lo sanno. Vedete,
visto il video dell'ultima mostra a Monaco? Io ho visto le cose, a parte d'applausi, ho detto ma qui ci stanno dei designer, dei materiali, delle cose allucinanti. Ho visto delle cose, ma di una bellezza incredibile, no? E poi però ho sentito pure i commenti degli operatori che sono andati lì i primi giorni, c'erano solo operatori del settore, qualcuno serio che poi dopo all'ultimo gli hanno fatto una domanda: ma che hai sentito? Dice: ma io ho sentito? Ho sentito sempre le solite cose, i suoni sono sempre quelli vecchi, cioè rinnovano l'estetica, fanno cose strabilianti da costi inimmaginabili, milioni d'euro, centinaia di migliaia d'euro, come se fossero noccioline. I suoni sono sempre quelli vecchi, non è che loro suonano il suono, perché loro l'hanno capito dov'è che devono colpire. Loro devono lavorare sempre sul design, sull'estetica, sui materiali, sui finali ottagonali. E su e valvole alte così, questi ho visto dei giradischi che da Marte venivano, non so, ma costi allucinanti, ma i suoni, cioè miglioramento nell'audio non esiste, non ci sta, sono cose vecchie. Addirittura dice: io ho sentito dei sistemi che conoscevo 2 anni fa, suonano come quelli da adesso, però che qual è la differenza? Che ancora so più belli, materiali ancora più pregiati, design spaventosi, ma poi il suono, se chiudi gli occhi, è quello là, stiamo sempre a... Poi diffusori, che chiaramente stavano sorridendo, dice: ma se può spendere centinaia e centinaia di migliaia di euro, 800 milioni, 6 milioni, 5 milioni per sentire dei suoni imbarazzanti così. Cioè, pertanto voi, io parlo agli appassionati, a chi è che vuole sentire la musica. Comprate come vi dico voi, come vi dico sempre, due tessere, un sub, due su, fate come vi pare. A questi li annientate proprio, ve lo posso garantire. Chi ancora non ha conoscenza di queste cose, comincia a informare, dovete essere curiosi. Se vi piace il sound e il risultato finale, se poi vi piace l'estetica, dovete continuare tutta la vita a spendere soldi, andare appresso a sti quattro. Questi sono esauriti, sono tutti esauriti, sono finti, sono persone finte, sono persone subdole, veramente. Cioè, non si può. Non, ho visto gente col kimono, si sono presentati col kimono, mi sembrava una palestra. Ho detto: ma che hanno aperto una palestra di Kung Fu? C'è una sala di Kung Fu dentro all'interno della mostra di Kung Fu, tutti col kimono, quell'altri con le farfalline, questi. Ma cose, cioè, ambienti. Aprite, insomma, vedete, svegliare un pochettino. Io vi dico una cosa, io continuo a fare ascolti, anche se c'è poco da ascoltare, perché poi se ascoltano sempre quei suoni, sono sempre quelli, poi l'estetica cambia, ma io ascolto sempre quei timbri che lì, con un sacco dei difetti e un sacco di problematiche. Però io ripeto, pure l'ultimo ascolto, mo adesso io erano almeno 15 giorni che non ascoltavo musica, ho avuto a che fare un po' problemi con la macchina, pertanto mi sono dilettato a fare un po' dei lavoretti con la macchinetta che ho comprato, una piccola utilitaria, niente di che. E ieri ho fatto un'oretta d'ascolto dopo 15 giorni che non lo sentivo, signori, è una cosa. Ma io che ce l'ho da anni, ieri io ho acceso l'impianto, ho detto: mamma mia, che impianto stratosferico, che cose, ma cose che io non sono ancora, non ho mai sentite. Pure l'ultima volta che sono andato a casa di quell'amico che c'aveva quella sala favolosa, ma sono ascolti da spettacolari, magnifici. Sono cose che se uno non le sente, non riesce, non posso comunicare. Io lo dico a voce così, ma io vorrei veramente
mare di persone riuscissero ad ascoltare queste performance grandiose, grandiose, veramente incredibili. Allora, niente, il video diciamo che termina qui. Il prossimo video che farò sono usciti dei diffusori della serie ZLX G, si chiamano. Sapete che la serie ZLX Electroids è il diffusore attivo più venduto al mondo. L'hanno venduto oltre 1 milione di coppie, immaginate. Hanno adesso rinnovato e potenziato addirittura questo diffusore che è la serie di base. Poi ve ne parlerò, vi parlerò di varie configurazioni e di quello che secondo me uno come diciamo come primo impianto oppure diciamo se passa dall'hi-fi all'high-end al professionale dov'è che deve andare. Va a Dama dove direttamente senza far passaggi ulteriori intermedi perché non c'è bisogno. Appunto, poi vi mostrerò alcune foto, ci faremo una chiacchierata assieme. Niente, io sono contento, ma anche so perché ormai insomma decine e decine di persone. Che hanno acquistato questi prodotti sono felici, sono contentissimi e tutte le volte che sono venute qui non, gli è bastato veramente, mi dicono esatto, ma è vero quello che dici, pochi secondi, ta, un attimo, si capisce subito, capisco subito tutti i video che ha fatto in 10 secondi, pertanto io non posso comunicare più di questo a dirvi e consigliarvi di lasciar perdere i giocattolini dell'hi-fi e dell'high-end super costosi, da quelli so, questi sono schizofrenici e voi andate dietro a questi qui. Io vedevo queste immagini, questi così diffusori, si piatto 2 milioni, 3 milioni, e casse 350 kg l'una, non sanno più che inventasse, non sanno più che inventasse. Lasciateli perdere questi qui. E niente, ci sentiamo alla prossima. Vi do un abbraccio e buona serata a tutti. Alla prossima.